Buonasera a tutti. Come va? Come va? Ok, ciao, eccovi. Devo dire che i primi momenti delle dirette sono sempre un po' così imbarazzanti, non sai mai che cosa dire. Ciao, ciao. Ciao Beatrice. Ciao. Una persona che mi segue sicuro sempre è Beatrice, che contatto prima e le dico guarda, guardami perché sennò da sola mi vergogno. Ciao a tutti. Allora ragazzi, tra un po' chiamiamo. Ciao Effi. Allora, tra un po' chiamiamo Margot. Beatrice, vabbè, per le persone che non ti conoscono ti chiamo Beatrice. Allora, è un po' buio qua, vero? Perché ho messo la ring light perché sono più comoda, così ho le mani libere e posso gesticolare. Però la mia luce in cucina è veramente tremenda. Quindi non lo so, magari dopo l'accendo. No, faccio un po' così, un po' Barbara d'Urso. Ciao, ciao! Ciao Stefano, sì, ti saluto. Ho degli amici veramente scemi. Ciao da Palermo, ciao! Eccola Margot! La chiamiamo. Allora, aspetta, Margot, mi sa che mi devi fare la richiesta. Vediamo. Ecco, già me l'ha fatta, a posto. Ah, almeno non sono più da sola. Meno male. Tanta ansia. Dov'è? Non c'è. Non c'è. T'ho già fatta la richiesta, signorina. Meno male che sei arrivata, già mi stavo impanicando a stare da sola. Amore mio, ma tu non sei mai sola, lo sai. Sì, ho capito, però. Ma poi è buio in questa Sì, ma stanza. la green light lì funziona da Dio. La ring, non la green. Madonna, tutto devo insegnare. Sì, ma mi fa rossa però. Aspetta, perché accendo le Amore, luci. bellissima, parliamo di cose importanti per cortesia, visto che abbiamo questo momento a disposizione parliamo di cose importanti. Vai. Sei bellissima, non ti Sì, ma preoccupare. mi sono riempita di brufoli. Proprio oggi che tu mi hai detto facciamo la diretta, mi sono riempita di brufoli. Ma dove stanno sti profumi? Io non li vedo. C'è la ring light. Ma questa ci va in giro anche per casa con sta ring light. No, allora devo dire che è comoda perché così posso gesticolare. Vedi te che stai tenendo il telefono? Io sto comoda, guarda. Sì, infatti io sto scomodissima. Ah, ma amore, ma tu ormai mi insegni a me, io non ho più nulla da insegnarti, tu mi insegni tutto a me. No. Comunque, Allora, per parliamo quanto di cose serie, vai. riguarda i brufoli, poi parliamo di cose serie, che comunque sei. Stai mangiando troppi latticini? Ti faccio questa domanda. Dovrebbe essere. Che a volte è qualcosa che mangiamo, se non un po' di stress, sicuramente bevi tanta acqua. Te Sì. la voglio lanciarla. Ok, quanta acqua stai bevendo? Io cerco di bere 1,5 litri, 2, però Ah. devo dire che io bevo poca acqua, ma tanto tipo tè, tisane, No, no, tisannine. no, non è la stessa cosa, però l'acqua è proprio l'acqua, l'acqua da sola, l'acqua, lei è diversa, poi tutti i risultati. No, prova, vedi, magari va meglio, comunque non si vede niente, sei bella, Vabbè, bella. poi dopo te li faccio vedere, insomma. Vabbè, poi dopo mi Sì. faccio. Posso parlarti di una cosa seria? Perché ho visto. Possiamo pure parlare di quello che vuoi, magari anche tu avevi degli argomenti, però ho detto, visto che siamo insieme e ci sono tanti ragazzi che ci stanno ascoltando, io volevo cogliere l'occasione per farci riflettere su qualcosa che mi sta facendo riflettere molto in questi giorni, ok? Vai. Perché ho trovato questo libro che mi ha consigliato tra l'altro una ragazza su Instagram che mi ha scritto un messaggio, con quelle che insomma, un po' indirizzata a riprendere terapia, eccetera, e lei. Per ringraziarvi mi ha mandato la foto di questo libro che adesso sto leggendo anch'io, I quattro accordi. Ok? Ok. Allora, posso leggerti un pezzo così ne parliamo insieme e tu Vai. ci dai il punto di vista. Ok? Vai. Ok. Il potere della parola è usato in modo completamente sbagliato. Lo usiamo per maledire, biasimare, incolpare, distruggere. Naturalmente lo usiamo in modo giusto, a volte, ma non molto spesso.
Principalmente ci serviamo della parola per diffondere i nostri veleni personali, ira, gelosia, invidia e odio. La parola è magia pura, è il dono più potente che abbiamo a disposizione come esseri umani e la usiamo contro di noi. Progettiamo vendette, creiamo caos, usiamo la parola per creare odio tra le razze, le persone, le famiglie e le nazioni. E questo uso sbagliato crea e perpetua il sogno infernale. Usando male la parola, ci denigriamo l'un l'altro, mantenendoci a vicenda in uno stato di timore e dubbio. Poiché la parola è magia e che gli esseri umani possiedono e il suo uso errato è magia nera, usiamo la magia nera continuamente senza esserne coscienti. Beh, c'è andato giù pesante. Sono d'accordo, ma non trovi che sia interessante, perché quante volte parliamo senza renderci conto, io penso ai miei figli, smettila che così sei sempre lo stesso, sei sempre il solito. E quello dice, io sono sempre il solito, perché, cioè, non so, si crea qualcosa, un meccanismo nella testa di chi riceve le parole, che non sono sempre indirizzate in maniera piena di amore, per cui l'altra persona sta male, ma anche noi. Perché no, ma soprattutto che magari non sono sempre totalmente ragionate. Cioè, uno magari dice una cosa senza dargli un peso. Esatto. Soprattutto, come dici tu, con i bambini o comunque quando si parla in maniera totalmente informale. Certo. Però è vero. Certo. Ce la scarichiamo, la scarichiamo. Però c'è anche però c'è anche l'aspetto bello. Qual è? Cioè, che se uno le usa con intelligenza, può invece aprire dei mondi con le parole. Proprio tipo attraverso i libri, attraverso dei racconti, cioè quelle sono parole. Assolutamente, assolutamente. Infatti sono d'accordo con te e questo mi faceva riflettere, visto che poi noi usiamo anche molto questo mezzo, no, Ele, per comunicare, in cui usiamo anche le parole, quanto veramente abbiano un peso importante e quanto le usiamo a volte senza rendercene conto. E volevo semplicemente portare questo pensiero, che non so per quale motivo proprio ci sto pensando un sacco a sta cosa, Ele, ci sto pensando. Beh, perché stai parlando tanto da sola con i bimbi, risenti le tue parole che riecheggiano a casa e quindi ci pensi. Hai ragione. Capito? Aspetta che chiudo la porta, in casa? Vai, vai. È vero ragazzi, è così, siamo tutti chiusi in casa e riflettiamo e ci ascoltiamo di più. Beh, sì! Come si chiama? I quattro accordi di Don Miguel? Non leggo perché è al contrario, Miguel? Don Miguel Ruiz, chiedevano. E quindi sì, hai ragione, beh, questo è un momento di grande interiorità, non trovi questo momento? Devo dire un po' su tutto però, cioè non solo sulle parole. Certo. Su tutto. Anche proprio sullo stare insieme, su come stai insieme, no? Cioè, ad esempio, tu sai, io e mamma viviamo insieme, no? Sì. Però spesso e volentieri non ci calcoliamo. Cioè, lei fa il suo lavoro da una parte della casa, io esco dall'università, torno, me vado in camera, faccio le cose mie. Invece in questi momenti proprio vogliamo stare insieme, cioè troviamo delle cose per stare insieme, tipo, senti, ma che facciamo adesso? Senti, ma tu cosa vuoi fare ora? Capito? Ma che fine! Sì, perché stare insieme ci manca e quindi stiamo insieme alle persone con cui magari invece spesso e volentieri stiamo insieme fisicamente, ma non passiamo del tempo di qualità insieme, capito? Le prendiamo per scontate, certo. Certo. Esatto, perché tanto sta lì, lo so che stasera c'è mamma lì e stiamo a cena, va bene, ok. Certo. Invece, no? Certo, certo. Ma guarda, diceva qualcuno, non mi ricordo chi, che anche tipo le coppie, no, che adesso stanno insieme, che probabilmente ci saranno due possibilità. Cioè chi a giugno andrà dall'avvocato e chi invece a giugno dirà, oh, abbiamo una bella sorpresa, un fringuello. Chi invece andrà dall'ostetrica. Esatto, quindi si spera che ci amiamo di più, ovviamente in questo periodo non facile, no? Però certo, quello che sto cercando anch'io di fare con i miei figli è un lavoro, ma è un'occasione, bisogna veramente vederla come un'occasione. Guarda,
lo sai che anch'io l'altra volta dicevo questa cosa perché ho fatto una domanda, sai le domande qua su Instagram, no? Perché poi, come dici tu, le parole, proprio quando hai un seguito di persone, hanno un peso enorme. Cioè io spesso e volentieri magari dico delle cose, poi le riascolto e dico no, questa cosa non la posso dire. Cioè magari mi autocensuro, capito? Anche se magari era una stupidaggine, però ci sto molto attenta perché ho un po' paura, cioè capito, di quello che dice, ah ma tu l'hai detto, perché ognuno poi lo interpreta un po' nel proprio modo anche, no? Quello... Anche interpretare le parole non è facile. No, certo. Quindi, cosa stavo dicendo? Mi sono persa. Ah, no, e quindi avevo fatto le domande. Avevo fatto delle domande, avevo detto, insomma, come state, come sta andando questa quarantena, così. E tantissimi, no, è bruttissimo, io mi deprimo, io di qua, io di là. Dei paroloni, come dici tu, che mi sono sembrati un po'... Forte. Tanto, un po' tanto, un po' forte, perché... Poi io poi dopo ci ho pensato, ho detto, ma io veramente, cioè, sto in una situazione così drammatica da dover dire tanti di noi, cioè tanti è vero che stanno vivendo una situazione drammatica, ma non penso che mi vanno a rispondere alle domande. Cioè, le persone che mi vanno a rispondere alle domande sono comunque persone che stanno in casa e che quindi si stanno tutelando. Sì, certo. Certo. E quindi in qualche modo sono fortunati a poter stare a casa. Certo. Certo, certo. Sì, assolutamente. Sai che io credo che quando uno vuole essere negativo, prendere qualsiasi possibilità un po' per esserlo. Anche quello che dicevi rispetto a quello che diciamo noi, no? Anch'io ogni tanto dico qualcosa e davvero intendo bene, poi non sempre mi esprimo bene, però mi arrivano magari momenti privati in cui mi rigirano un po' la cosa e dico... Allora, cioè, vuoi proprio vederla in quel modo, perché non l'ho detta così. E quindi probabilmente a volte vogliamo star male, perché sta male potersi lamentare, è anche una condizione facile, no? Prendere un'occasione così e dire, oddio, il mondo è cattivo, è tutto male, poveri noi. C'è qualcosa che ci fa stare bene nel farlo, in quel meccanismo di commiserazione. Beh no, sicuramente trovare il bello nelle piccole cose è più difficile. Cioè, istintivamente ti viene da dire, oddio, che brutto, che pizza, che palle, di qua e di là. Certo. E invece dire, dai, no, non è così male, vediamo qualcosa che c'è sotto, nascosto, infilato, in mezzo. È più difficile. È più difficile. Certo. Ma infatti, voglio dire, io sto passando dei giorni in cui veramente... nel letto buttata. Però voglio chiedere una cosa, no? Perché rispetto a questo, no? Anche prima che ci fosse questa situazione apocalittica che stiamo vivendo, io ho sempre pensato a questo, anche proprio crescendo su un set, no? Come te, quanti attori di successo abbiamo incontrato, Ele, che però non erano felici, quante persone che apparentemente avevano tutto, che però non erano veramente felici, e per me quello è stato il segnale più importante che ho ricevuto rispetto a la felicità è un'altra cosa. La felicità non dipende proprio da quello che hai, da quello che sta succedendo, ma è proprio una cosa che coltivi nel tuo interno. Quindi dove metti la tua attenzione, se riesci a fare le cose, se riesci no a ritrovare. Ma anche quello che a te rende felice, perché magari vedi, uno idealizza un po', no? Quello che è la felicità. Certo. Cioè, no, tu dici, vedi quello lì, c'ha questo, c'ha quest'altro. Ma non voglio fare esempi perché sennò poi appunto no. Però no, però ha uno standard di felicità, no? Solitamente la cosa, diciamo, il cliché maggiore è i soldi. Cioè, chi è più ricco è più felice, chi è più famoso, chi è più, esatto, di successo nel proprio lavoro, eccetera, eccetera. Poi sì, credo che non sia quello, credo almeno, poi non è che ho tutta sta esperienza, però... sia quello, Ele, sono sicura che non sia quello, perché ho visto davvero troppe persone di successo e ricche non essere per niente felici. Cioè, se pensi anche a tutti gli attori che si sono tolti la vita, no? Che apparentemente avevano tutto, però invece non erano felici, non stavano bene, quindi la felicità è davvero un'altra cosa. E sì. L'idea
Questo per me è un'altra cosa totalmente diversa, cioè riuscire a essere la persona che sento che sono nel mio cuore, riuscire a essere centrata, riuscire a pensare positivo e a mettere positività, a creare rapporti sani, d'amore, cioè costantemente stare in quell'evoluzione lì, per me è quella. E quindi è difficile anche per me, adesso che sono in questo meccanismo Instagram, ogni tanto mi perdo nel vedere quanti like, quanti commenti. E lo sento subito, immediatamente, cioè appena inizio a fare quella roba lì sento che non sto bene, cioè sento proprio che mi sto perdendo in una roba che non è costruttiva. Beh, su questo io e te ci capiamo bene, su tutto questo mondo Instagram che... Sì, esatto, no? Però penso che ci sia anche bisogno di avere un altro punto di vista qui, in questa piattaforma così, invece basata sui like, basata su quante persone ti seguono. Anche qui c'è bisogno di un altro punto di vista, quindi secondo me dobbiamo, tu stai facendo un bellissimo lavoro, io ti seguo, sei sempre molto attaccata e onesta e onesta a te stessa, e quindi penso che questo sia un valore inestimabile, se ti posso dire la mia. Sì, grazie. No, io ci provo, questo è quello che io provo a fare. Light, scusa, ma da quando c'hai sta luce, poi guarda, veramente che mi fa la luce qua, capito? Però oggi non mi piace come mi sta facendo, posso dire che sono molto molto delusa, perché mi vedo tutta rossa, mi servirebbe un non lo so cosa, quindi vabbè. Forse ho sbagliato la maglietta, lasciamo perdere, facciamo finta di niente. No, però è difficile, per me è un po' difficile. Cosa? Ma ci provo. Cosa è difficile? Trovare in questo, tu hai detto bene, è un mare pieno di pesci, e li possiamo vedere tutti questi pesci, cioè puoi arrivare in 2 secondi dall'altra parte del mondo a vedere che cosa sta facendo Tizio e Caio che non hai mai visto. Certo. E perdersi in questo mare è facile, cioè è facile seguire la scia di qualcuno, è facile perdersi perché appunto vuoi raggiungere quello che secondo te è meglio. Certo. Ed è molto, sì, è complesso, però secondo me è importantissimo farlo. Quando si ha un seguito soprattutto, ma anche quando si ha semplicemente il seguito del quartiere, del paese, delle persone che ti conoscono, proprio cercare di mandare dei buoni messaggi, come dici tu, no? Di farlo con una verità, perché sennò se costruiamo questo mondo che è il nostro futuro, perché è così, se lo costruiamo, speriamo di no. Beh, un po' lo è, dai. Per noi è strano crederlo. Secondo me torneremo a beccasse il bar e lanceremo i telefoni via. Secondo me ci sono, siamo a un bivio, soprattutto in questo periodo. Da una parte c'è il tornare proprio all'origine, che disastro. Dall'altra è totalmente... Questo. Beh, adesso sicuramente lo è. Adesso è l'unica cosa. Adesso lo è. Cioè, i miei nipoti stanno facendo tutti lezioni online, io faccio lezioni. Cioè, improvvisamente questo mondo è diventato il nostro mondo. Cioè, noi ci stiamo telefonando, cioè, noi ci stiamo vedendo attraverso questo. Se no, mo staremo a Fregene e a farcela. Sul riscaldamento. Non ti vedo più, non ecco, ti vedo più. Ti vedo, ecco. Adesso. Ok. Ok. Quindi. Certo. E quindi questo mondo, secondo me, lo dobbiamo rendere il più vero possibile, però, il più pieno di sfaccettature, che è il bello della vita reale. Cioè, i mille colori, no? Non il o è perfetto o no. No, beh, l'unico modo che conosciamo, penso io e te, per comunicare, cioè penso che non potremo fare altrimenti, no? Per cui quando vedo che sono me stessa, però magari non ricevo abbastanza like o abbastanza, cioè la prima reazione è, oddio,
forse devo fare un'altra cosa, e poi immediatamente respiro e dico no, cioè io sono questo, se vi piace ok, se no comunque non posso cambiare, sicuramente non mi rifarò le tette, ecco, insomma. Però perché tu hai la lucidità mentale di dire, cioè per fare questo ragionamento, però capito quanto è facile, è facilissimo potersi perdere, cioè no, se non hai una tua idea, è un veleno di te stessa, capito? Infatti io, cioè io fino a 2 anni fa, che è più o meno quando ho aperto, ciao, scusate, è tornata Zoe dalla passeggiata. Bella Zoe, bella. E, io più o meno 2 anni fa ho aperto Instagram, che teoricamente, se vogliamo metterla sulla teoria, era un po' tardi, perché tutti mi dicevano no, ma tu devi aprire Instagram, devi far qua, devi far là. Ma io non mi sentivo proprio pronta, dicevo oddio, ma se poi uno mi dice una cosa brutta, e se poi io faccio quello, se... perché non ero ancora, capito, ok, io sono così, punto, mi piaccio, alcune cose non mi piacciono, cercherò di cambiarle, ma perché non piacciono a me, però questa è Eleonora. Certo. Vabbè, se non sai chi sei tu, no, è difficile. Assolutamente sì. Assolutamente sì, e ci vuole tanta forza d'animo per rimanere uniti e in contatto con sé, nonostante pensa che c'è stato. La batteria scarica. Ti dico quest'ultima cosa: sono a cucinare per i miei bimbi perché si fa una certa scusa, mio amore mio, scusatemi tutti, però vi racconto quest'ultima cosa e vai. Momenti, ma. Cioè, ho fatto una stories tipo una volta fuori per strada, minimamente incurante della luce, non mi sono manco guardata. Cioè, avevo una cosa da dire e l'ho detta e l'ho lanciata lì nel mondo. E poi c'è stata una ragazza giovane che mi ha scritto nei messaggi privati e mi ha detto: ammazza Marco, quanto ti sei invecchiata. E io, e io ho cancellato quella stories, proprio non ho avuto neanche un attimo di lucidità per... Quindi io parlo, respira, trova il tuo centro, ma io ho preso e ho cancellato subito le stories. E poi dopo ho detto no, non dovevo farlo, però è chiaro che è molto difficile tutti i giorni rimanere ancorato, ci sono dei giorni anche tu non credi tanto in te stesso, che fai più fatica. Certo. È difficile. Ma infatti anche le parole delle persone che ti commentano, a volte sicuramente sono dette così, no? Però uno si deve mettere nella testa delle persone che magari ne ricevono 10, 20, 100, così, e tutti che dicono, beh, ma lo devi fare così, no, ma lo devi fare cos'ha, oppure, ma guarda lì come... Cioè, e quindi magari 2 te ne freghi, però quando te ne cominciano ad arrivare 10, Madonna! È dura. Fai fatica. È dura. Comunque sei bellissima, i brufoli non si vedono se ce l'hai. Me li sto a coprire. Ciao, Marco! Sei bella. Guarda quanti bei messaggi che ti stanno arrivando, di amore. Ma infatti non li stiamo leggendo. Scusate, no, ma ci siamo messi in chiacchiere. Tanto li leggo. C'è tanto affetto e tanto amore proprio per come sei, e questo viene molto apprezzato. Guarda che siamo in 2 a fare la diretta. Sì, va bene, ok, io mi occupo di te, però va bene, sono sempre pur sempre tua sorella maggiore. C'hai ragione. Io devo andare a cucinare, ragazzi. Vai, che cucini? Oggi ho promesso, visto che era una giornata che pioveva, una giornata terribile, non si sono molto divertiti, devo dire, poi io tu lavoravo, per cui si sono un po' annoiati questi ragazzi, giustamente, però la noia è anche importante. Insomma, stasera facciamo i pancakes. Ammazza, che fortuna! Eh sì, stasera pancakes con lo sciroppo d'acero, e quindi stasera così carina, un po' di boccola. Brava, brava. Babò, dai, dagli un bacino da parte della zia. Certo. Io ti saluto. Grazie. E mo che fai? Rimango ancora in diretta? Secondo me sì, rispondi un po' di domande, ci sono un po' di domande, cose, sì, rimani. Guarda come mi hai mollato. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, grazie mille, grazie. Ciao sister. Ciao. Va bene ragazzi, mi ha mollata così, che faccio? Aspetta, io non leggo niente. Allora, mettiamoci meno
Mettiamoci qua, va? Preferisco questa luce. La mia ring light oggi ha fallito miseramente. Allora, sì, dai, rispondiamo a qualche domanda, poi niente, poi ce ne andiamo pure noi a mangiare. No, sono le 7, presto. È che Margot c'ha i bimbi e quindi, insomma, poi dovranno andare a letto. E le fate ancora un medico in famiglia? Allora, apriamo questo tema, va? Parliamo di questa domanda, perché ieri ho fatto le domande e ovviamente... almeno 20 domande erano sul medico in famiglia. Allora, ragazzi, no, per il momento medico non si fa più. Dopo la decima stagione hanno deciso di non farne più un'undicesima. Noi di questa, insomma, di questa decisione non... scusate che devo mettere in carica il telefono anch'io, non spettava assolutamente a noi, ovviamente, e quindi no, per il momento non facciamo, non faremo medico 11. Tanti di voi me lo chiedono, continuano a farmi delle domande, a me fa tanto piacere perché so che voi siete legati in qualche modo a medico ed è normale, anch'io sono legata alle mie serie che ho visto da quando sono più piccolina. È vero anche che per noi è importante fare un passo avanti, cambiare e voltare pagina, proprio nel vero senso della parola. Medico per me è stata finora tutta la mia vita, però è arrivato un momento in cui ho 25 anni, non posso precludermi niente. La mia vita comincia praticamente adesso, nonostante io abbia avuto un'altra vita un po' di tempo fa. Quindi è importante per me voltare pagina. Quindi no, medico non si fa più, ma chissà, succederanno tante altre belle cose, si spera, ci auguriamo. Vediamo, allora, vediamo qualche altra domanda. Oddio, scusate, devo aprire a Zoe che sta impazzendo. Un secondo. Vai, salute. Eccoci qua. Mio fratello Michael non ha Instagram, non posso fare una diretta con lui. Stai studiando in questi giorni, mamma mia, ragazzi. Così, sto facendo le lezioni online. Quindi a volte, cioè diciamo, no, faccio i compiti che mi vengono dati, ma poi diciamo che rimane lì. No, non so, non seguite il mio esempio. Anzi, esempio. Se no la mia insegnante di dizione mi sgrida. Allora, ogni quanto vi vedete tu e Margot? Io e Margot ci vediamo ogni volta che è possibile vederci, perché lei abita a Milano, io abito a Roma. Spesso lei viene a Roma, spesso io vado a Milano e quindi ogni volta che siamo nella rispettiva città cerchiamo di vederci. Università di cosa? Studio lingue, studio francese e inglese, perché le ho studiati all'università e non volevo, scusate, al liceo e non volevo, diciamo, abbandonare. Che vuoi fare da grande? Anche questo me lo chiedete spesso, non so perché, forse perché, no, lo so in realtà perché. Io vorrei fare l'attrice, diciamo che questo è quello che continuo a fare. Fare l'attrice non è sempre stare in mille film, cioè nel senso è anche quello, è sicuramente la parte più visibile, ma non è solo quello, fare l'attrice è anche tanto teatro, che purtroppo è un pochino più di nicchia, come ambiente, come mondo. È anche studiare tanto perché non si fanno sempre film o sempre spettacoli o sempre, insomma, non tutti, diciamo, lavorano costantemente. Quindi negli intermedi, nei periodi in cui non si lavora, è importante allenarsi, studiare, leggere, fare provini, insomma, questo, quindi questo. Io ti voglio in TV, non c'è solo quello.
Vediamo. Tuo fratello come sta? Sta bene, Miki sta bene, sta in Germania, ha un bimbo di 1 anno e mezzo, quasi, e è bellissimo e niente, sta bene, lavora in Germania e fa il fantino. Emiliano lo senti ancora? Sì, lo sento spesso, ci siamo visti qualche giorno fa, anche in una diretta che avevo fatto il giorno del mio compleanno. Ma cos'è questo qua? Ah, queste sono le domande. Ah, mamma, ho capito una cosa nuova. Ho capito. Se faccio così. No, figo. Ok, allora, come stai passando questa quarantena? La sto passando cercando di fare tante cose. A volte ci riesco e altre invece, come oggi, mi butto sul divano e guardo qualche documentario su Netflix. Quindi dipende, come tutti voi. Però cerco di, diciamo, nei momenti più negativi, se così li vogliamo chiamare, cerco di ritirarmi su e fare qualcosa che mi fa stare bene, tipo cucinare, tipo videochiamare le mie amiche che non sento da tanto. Sto facendo tantissime videochiamate. E che faccio ora? Cancello. Ok. Una volta ti ho visto al supermercato. Ah. Parliamo di quanto è stato. Siete dei tonti. Allora, anche oggi non ho fatto nulla grande. Allora, sei fidanzata? Anche questo è un argomento che, dai, oggi parliamo di queste cose che mi chiedete sempre. Io tendo a non voler parlare della mia vita molto privata, così la vogliamo chiamare, tendo a voler lasciare alcune cose al di fuori di Instagram, perché non lo so perché sono sempre stata molto attaccata alle mie cose personali, tant'è che io Instagram l'ho iniziato a usare da poco perché inizialmente ero contrarissima, poi invece mi sono resa conto che poteva essere un ottimo mezzo. Quindi poi ho diciamo rivalutato questo mio pensiero e magari rivaluterò anche questo, per carità, si cambia sempre. Però per il momento non mi piace parlare delle mie cose, specialmente del mio lato, diciamo, come lo possiamo chiamare? Intimo, ecco. Hai studiato recitazione? Sì, ho studiato recitazione in un'accademia di teatro qui a Roma. Preferisci cinema o teatro? Ma devo dire che sono due cose che secondo me, diciamo, l'una non esclude l'altra. Anzi, credo che un attore debba essere in grado di fare entrambi. Sono due cose completamente diverse a livello, diciamo, di sentimento, però sono assolutamente propedeutiche al lavoro dell'attore, secondo me, quindi mi piacciono tutte e due tanto. La prima cosa che farai finita la quarantena, forse, allora, proprio finita, tipo qui a Roma, andrò sicuramente, farò una cena con le. Non so cosa sia successo. Farò una cena con le mie amiche. Sapete che a noi piace fare tantissime cene in cui giochiamo ai giochi da tavola, soprattutto. Quindi quello farò come prima cosa. E quando sarà possibile viaggiare, probabilmente andrò prima a Milano, vado a trovare mia sorella, i miei nipoti, mio papà, tutti quanti, e poi da Milano andrò a Merano da mia nonna. Questa sarà la prima cosa che farò. Serata giochi, esatto, Iggy. Com'è stato essere sul set da così piccola? Come la vivevi? Ma la vivevo tranquillamente. Per me, devo dire che è stato sempre molto un percorso abbastanza sereno, fortunatamente. Hai notizie di Pietro Sermonti? No,
Ho visto Pietro qualche tempo fa, forse un annetto, non vorrei sbagliarmi, su un set. Lui stava girando un poliziesco con Claudio Bisio e ci siamo visti perché io stavo là per caso, tra l'altro stavo lavorando, stavo facendo un'altra cosa e sono arrivata sul set e c'era Pietro e c'erano anche tantissime persone, diciamo, del dietro le quinte che avevano fatto medico negli anni. No, non mi scoccia parlare di medico. Non so se ti scoccia perché non ne parli. No, ne ho parlato prima. Cosa volete sapere di medico? Lo so che siete legati a medico. Non mi scoccia. Io ho un buon rapporto con il mio passato di medico. Quindi, no, non mi scoccia. Semplicemente vorrei che la mia, diciamo, la mia immagine, quello che traspare non è solamente quello che è stato, ma è quello che sono adesso e quello che sarà in futuro. Ecco, questo sì, questo vorrei. No, non si farà un medico in famiglia, non dici. La villa del medico era vera? No, è un cartonato, è un pezzo di muro cartonato, diciamo, cioè di quel cartongesso, sorretto da dei pali e quando tu apri la porta dietro c'è il nulla. Mi dispiace. Chi è andato a Cinecittà lo sa. Ciao Stefania, ciao. Come sta tuo fratello? Mio fratello sta bene. Oh, un'altra domanda, dai, stai facendo sport in questi giorni? Sì, mi sto allenando tantissimo. Allora, io non sono una che si allena molto, devo dire. Faccio uno sport, faccio tessuti aerei, ma tipo una volta a settimana. In teoria ci sarebbe il corso avanzato, 2 o 3 volte a settimana. Io ci vado una volta. E invece in questi giorni mi sto allenando tantissimo perché almeno mi dà una routine, capito? Che in questi giorni mi aiuta un po'. Quindi la mattina almeno va molto velocemente perché mi alleno, poi mi lavo, poi mi bevo un frullato, quindi insomma mi dà degli obiettivi. Cos'era solo? Tu mi hai rovinato la vita con questa cosa. Con quale cosa? Non ho letto. Sono pure mezza ciecata. Ecco, la prima cosa che faccio è andare dall'oculista, probabilmente, che mi si è riabbassata la vista. Fai qualche tipo di dieta? No, ragazzi, no, non faccio nessuna dieta. Mangio tutto, la qualsiasi, chi mi conosce lo sa, sono proprio una magnona, però mangio anche bene, cioè nel senso cerco di mangiare tante verdure, poca carne rossa, insomma, queste cose qua. Però in linea di massima mangio di tutto. Cantante preferito? Mamma mia, io non ce l'ho queste cose proprio tipo dei preferiti, non ho né i cantanti né gli attori. Queste cose qua faccio un po' fatica. Però tipo cantante del mio cuore, uomo, proprio nel cuore, Tiziano Ferro è il mio primo concerto, è stato il mio primo concerto. Tutte le mattine ti alleni? Ma no, tipo oggi no, oggi no. Oggi era una giornata in cui non avevo voglia di fare niente. Vediamo. Ah, che bello, voi date le risposte adesso pure, perfetto. Sì, vivo con mia mamma. Qualcuno ha scritto: vivo con mia mamma. Ti piace la Disney? Sì, mi piace. Ho visto che è uscito Disney Plus, quindi magari adesso me lo scarico. Vediamo. Però l'idea di avere solamente cose Disney non lo so. Cioè, mi piace moltissimo, però ecco, non mi guarderei 3 giorni di fila solamente cose della Disney. Anche perché le ho viste praticamente tutte, quindi vorrei, in questi giorni sto cercando di cambiare. Ti piace il sushi? Ragazzi, sono una malata di sushi. Ora vi faccio vedere. Solo così è per capire quante bacchette ho io a casa. Cioè, a casa è come se io mangiassi sushi tutte le sere. Allora, vediamo. Cioè, ah! Aspetta, ho fatto un casino. Questa è solo una quantità
minima di bacchette che ho nel cassetto. Ho le bacchette per mangiare anche a casa il sushi. Sono malata. Ma mi faccio pure tipo le cose thai o così, tipo gli spaghetti con le verdure, queste cose qua, spaghetti di soia, queste cose qua le faccio spessissimo. Dove abiti? A Roma. Drogata proprio, sì, di sushi sono drogata. Ancora vedo le puntate, grazie. Ti piacciono i giochi da tavola? Sono... sì, sono una fanatica. Oddio, non gioco a tutti, cioè nel senso, non solo tipo che li so tutti, però quelli che, a cui so giocare mi piacciono, ecco, mettiamola così. Hai qualche consiglio per imparare la lingua inglese? Ma in linea di massima, cioè tipo così, pur parler, sicuramente fa bene ascoltare tanto inglese, quindi tipo serie TV in inglese, canzoni. Poi certo uno si deve anche un po', che ne so, prendere un libro e vedere la grammatica, queste cose così. Per così, se invece la vuoi proprio bene bene, devi fare un corso, comunque studiarla più dettagliatamente come lingua. Com'è la situazione del coronavirus da te? Beh, io sono a Roma, quindi la situazione è quella che si sente nei giornali, ecco, io non è che ne so di più. Non la vivo, diciamo, se non attraverso la televisione, i telegiornali, quello un po' come tutti. Ah, quali sono quelli che mi piacciono? Allora, sono una fanatica proprio incredibile di Cluedo. È stato un periodo proprio Cluedo, era il mio massimo. Poi vabbè, l'Evergreen e Monopoli. E in questo periodo invece stiamo, diciamo, martellando con Tabù e Dixit. Dixit è bellissimo. Sei mai stata in Basilicata? Sì, sono stata a Matera e a Maratea. Che rapporto hai con la tua mamma e il tuo papà? Un ottimo rapporto, devo dire che sono molto fortunata. Ho un ottimo rapporto con entrambi. La ring light non è per il cellulare? Sì, è per il cellulare. Metto dentro il cellulare, fatta così, in questo modo. Ho copiato questa cosa da dei veri influencer. Io non l'avrei mai saputo fare, qui ci metti il telefono. Ma oggi non mi piaceva come faceva, quindi me lo sto tenendo così. Hai qualche tatuaggio? Se sì, ne fai vedere qualcuno. No, non ho nessun tatuaggio, neanche uno. Ma ho un bravissimo tatuatore che ha il suo studio vicino casa mia e ogni volta che passo mi fa venire un po' di voglia, però poi ho paura di pentirmene, quindi non lo faccio mai. Però chissà, magari un giorno. Quest'estate vieni a Palermo? Non lo so, teoricamente avrei un matrimonio di una mia amica in Sicilia quest'anno, ma non sappiamo neanche se si farà il matrimonio, quindi non lo so se andrò in Sicilia. Ti correggo, in Basilicata sei stata anche a Chiaromonte. Sono stata a Chiaromonte? Raga, io non lo so, mi dimentico veramente tante cose purtroppo. A Chiaromonte quest'estate, cacchio, certo, che sono stata per un giorno, non me lo ricordavo. Aspetta. Sei una persona forte come lo eri sul set? In che senso sul set? Cioè, tipo il mio personaggio? Ma non mi reputo una tosta, diciamo, però sì, cerco di avere le mie idee e di mandarle avanti, ecco, questo. Sei mai stata in Svizzera? Sì. Io ti ho conosciuto a Sassari, eh? Sì, conosco Sassari molto bene. Genere di film che preferisci? Bah! Dipende dal mio mood. A volte
quelli proprio tipo strappalacrime, e a volte invece uno comico, più così. Mi piacciono però più quelli un po' seriosi, ecco, diciamo, preferisco. Sei una ragazza romantica? Non lo so. Non sono una da grandi gesti d'amore, quello no. Però, non lo so, mi piace, poi mi piace. Ma vedete che appena si entra in questa cosa, io mi agito, capito? Non ci posso fare niente, già mi sto vergognando. Guardavi le repliche? No, non guardo mai le repliche. Le vedo diciamo, la serie che è stata girata nel periodo in cui esce, poi non rivedo quasi mai le puntate. A volte dei pezzetti, ma le puntate per intero mai. No, odio i film horror, zero, zero. Non ne guardo mai, cioè proprio mai visti, credo, mai, mai, mai. Ho 5 nipotini, 4 da parte di mia sorella e 1 da parte di mio fratello. Sei mai stata in Puglia? Sì, spessissimo. Com'era studiare alla scuola tedesca? Era diverso? Boh, no, per me era normale, perché ho cominciato dalla prima elementare fino all'ultimo anno di liceo, quindi era normale. È semplicemente tutto tradotto in un'altra lingua. Sto leggendo, scusate. Quando ti rivedi ti critichi? Sì, sono abbastanza autocritica, però col tempo ho smesso, perché se no, appunto, lo dicevamo prima con Margot, poi entri veramente in un circolo che è difficile, quindi cerco di vedere le cose migliori di me. Tipi di dolci ti piacciono? Sono più una da salata, cioè da salato. Quindi dolci, diciamo, non quelli troppo stoppacciosi. Ti piace Clio Makeup, ragazzi? Io Clio Makeup la adoro, è la mia guru. Io sono una pippa proprio a truccarmi, cioè veramente non sono capace. E a volte ci provo a fare i suoi tutorial, ma ormai neanche ci provo più tanto. Però sì, mi piace tantissimo. Ho visto che anche dei prodotti suoi non li ho mai comprati, ma adesso magari. Mo che mi ci avete fatto pure pensare. Sì, sono rimasta in contatto con tanti miei colleghi di medico, fortunatamente. La scuola tedesca, che bello. Sì, bella, ma è sempre scuola. Allora, ragazzi, mi chiamano dall'aldilà della porta. E niente, direi che ci siamo. Dai, l'abbiamo fatta questa diretta. Io poi ho pure parlato un sacco da sola. Ho superato questo mio limite, ci ho provato, e quindi ora andiamo, tra un po' si cucina. E niente, grazie per avermi fatto compagnia, visto che Margot praticamente è arrivata, ma mi ha mollato dopo 20 minuti, avevamo detto facciamo una diretta insieme, andata a cucinare. E una diretta notturna, raga, io alle 11 dormo, massimo 10 e mezza, sono una dormigliona. E domani ne fai un'altra? Non lo so, vediamo ragazzi. È impegnativo fare le dirette, è impegnativo, vi giuro. E niente, vi mando un bacio grande, vi saluto, vi ringrazio e vado a mangiare. No, vado a cucinare, insomma, adesso vediamo cosa farò. Ciao, scusate, sto straparlando. Ciao.